Ciao a tutti, benvenuti o ribentornati sul mio canale. Spero siate tutti bene. Anche oggi è giornata bellissima, per cui ne approfitto e registro questo video haul. Ho fatto un altro giro per negozi, per cui sapete che non manco mai nel mostrarvi le cosine che acquisto, per cui non perdo tempo, iniziamo subito. Il primo prodotto che vi voglio far vedere, sono andata a ritirarlo stamattina. È un phone che mi è arrivato da un'azienda che vi linko qua sotto. Ci fossero anche dei codici sconto, li trovate sempre qua sotto nella info box, per cui apritela. Lo dico ogni volta che inizio un video, in modo tale che, insomma, se vi dovesse piacere qualche prodotto che mi mandano le aziende, sappiate che spesso e volentieri avete dei codici sconto, comunque ci sono delle promozioni. Questo è un phone che in realtà dovevano spedirmi ancora più di un mese e mezzo fa. Infatti mi è arrivato ieri l'avviso del passaggio di DHL, io non ero a casa e lì per lì non avevo nemmeno capito che cosa dovesse arrivarmi, perché sì, sto aspettando dei pacchi, ma non da DHL. Comunque sono andata a ritirarlo direttamente stamattina e mi sono ricordata sì che doveva arrivarmi questo phone. Io l'ho già provato, adesso vi passerò sicuramente delle clip dove ve lo faccio vedere meglio, quando ho aperto la scatola, così vedete bene com'era anche imballato. Perché in questo momento non ci sono più le protezioni, perché io l'ho già voluto utilizzare in modo tale da darvi una recensione chiara a 360 gradi. Potete già vedere dal design che assomiglia tantissimo al Dyson. Io l'ho già paragonato al mio perché sapete che ce l'ho. È molto più piccolo, nel senso che sicuramente pesa meno ed è leggermente più ridotto come anche larghezza rispetto al Dyson. È molto facile da utilizzare, mi è piaciuto anche perché appunto è molto leggero da tenere in mano quando lo usate per asciugarvi i capelli. All'interno della scatola ho trovato il certificato di qualità, ci sono manuali di istruzioni non in italiano, ma se capite l'inglese andate tranquilla, insomma. Il phone ed anche questa bocchetta che si attacca magneticamente, per cui assomiglia davvero tantissimo al Dyson. Contate che sul sito lo trovate comunque anche in altri colori. In più dovrebbe esserci un, chiamiamolo, kit speciale, una special edition, dove all'interno della confezione trovate anche il diffusore, cosa che invece a me non è stata mandata. Il phone è molto molto semplice da utilizzare. Sul fondo del manico abbiamo anche questa griglia che voi potete staccare, perché si attacca anche questa magneticamente, perdonatemi, dove sotto potete ripulire il filtro. È facilissimo, è identico proprio al Dyson, uguale. Sull'impugnatura avete due pulsanti, quello di accensione e quello che regola la temperatura. Ne avete tre: avete la temperatura bassa, aria fredda, aria media e aria calda. È molto carino che sul retro del phone avete anche l'illuminazione in tre diversi colori: il colore azzurro per l'aria fredda, l'arancione per la media e il rosso per il caldo. Veramente un bel phone, assolutamente ve lo consiglio perché l'ho già utilizzato sia sui miei capelli che su quelli di Emma e assolutamente è un phone, tra virgolette, low cost, se lo vogliamo paragonare ad un Dyson, ma che li vale tutti. Adesso faremo proprio una prova su strada, visto che devo asciugare i capelli di Emma. Quindi, quando lo accendiamo, dobbiamo alzare questo pulsante, aria fredda, schiacciando quello sotto cambiamo l'aria media, rischiacciandolo aria calda. Mi piace tantissimo proprio il discorso che cambi colore, come vi ho appena detto. E ho attaccato anche la bocchetta. Adesso lo spengo, vedete che si stacca e si riattacca magneticamente perché i capelli di Emma sono tantissimi, per cui farò sicuramente prima con insomma, questo beccuccio applicato direttamente al phon. Dimmi com'è adesso perché ho messo l'aria media. C'è una bella differenza comunque, eh? Va bene? Ecco, adesso sto usando l'aria al minimo, però potete aumentare ovviamente la velocità, però è più che sufficiente. Ve la faccio sentire così al minimo e così alzate la velocità.
però noi la teniamo così. Ogni tanto passo dalla temperatura più bassa a quella media, dipende insomma dalla testa, sento quanto si scalda e quanto siamo a livello di asciugatura. Abbiamo appena finito di asciugare i capelli, in realtà l'ultimo step l'ha fatto proprio Emma, perché volevo che lo usasse lei. Come ti sei trovata? Bene, dai, è un foam molto leggero da usufruire e niente, mi è molto piaciuto usarlo. Anche perché è molto veloce, direi. Sì. Le temperature come sono secondo te? Sono giuste perché c'è il caldo, il medio e il freddo, quindi si può regolare come lo volete voi. E ho rifatto un giretto anche da Primark, questa volta sono uscita con un sacchetto piccolino, perché sono andata mirata a cercare le t-shirt nere. Vi ricordate nella haul di Primark che vi ho pubblicato pochi giorni fa? Vi dissi che le avevo prese nere da Alcott perché da Primark non le avevo trovate. Sono tornata a fare un giro, visto e considerato che le uso, potete immaginare, poi con questo caldo e le lavo un milione di volte al giorno, volevo una scorta, insomma averne delle altre, per cui sono tornate e le ho trovate. Taglia S, vengono sempre 3,50 euro come quelle bianche che vi ho fatto vedere, giro collo, eccole qua. A me anni fa piacevano di più quelle con lo scollo a V, ma ultimamente no, preferisco insomma il giro collo classico, per cui insomma una semplice t-shirt super elasticizzata che costa nulla, che compro sempre da Primark, e ne ho prese due. Dopodiché ho preso tre cavolatine che ci scappano sempre. Cappellino, sapete che io amo i cappellini, adesso c'è un sacco ci sono un sacco di linee dedicate alla Disney, soprattutto di Stitch, infatti Emma evito di portarla, altrimenti penso che mi farebbe spendere un patrimonio, perché lei ama Stitch. E niente, c'erano borse, zaini, di tutto di più a tema topolino, ho preso il cappellino è stupendo, stupendo, guardate che meraviglia. Poi io amo i cappellini, lo sapete, sia in inverno che in estate, e grigio non l'avevo, un cappellino grigio non c'era, cioè non c'era, non ce l'ho, no, non c'era. Scusate, ma stanno facendo dei lavori, spero non dia fastidio il rumore. Comunque vi stavo dicendo che mi sono accorta di non avere un cappellino grigio, per cui quando ho visto questo con la stampa di topolino l'ho preso subito, e questo costa 6 euro. Dopodiché ho preso questo kit a 3,50 euro del profumo che io compro sempre da Primark, che è il Soft Rose. È un profumo che ogni volta sottolineo, vi dico che non persiste perché costa pochissimo, però mi piace talmente tanto che continuo a comprarlo. Non c'era nella full size, ossia quella in spray, ma c'era nella versione roll-on con la crema mani, per cui l'ho preso, è comodo anche da borsa, è carina anche la cremina mani, sempre da tenere in borsa, comunque insomma in versione piccolina, per cui a 3,50 euro direi che si poteva fare. E poi vuoi andare da Primark e anche questa volta non prendere ancora degli elastici? No, identici a quelli che vi ho fatto vedere nella scorsa haul neri, li ho presi anche biondi, beige, elastico che io vi ho paragonato alla calza, ma è vero, sembra il tessuto tipo calza, comodissimi, non strappano i capelli, insomma li ho presi anche beige, questi costano 3 euro. E poi una crema mani, una cremina mani costava 1 euro, era lì alla cassa, mi sono lasciata ingolosire, ho preso anche questa, mi è piaciuto tanto per il pack, vi dico la verità, sicuramente la crema mani non sarà chissà che, ma fa lo stesso, mi piaceva proprio il pack tutto color unicorno. E poi l'ho cacciato qua dentro, perché questo acquisto l'ho fatto un altro giorno in un altro centro commerciale, sono andata da Chiabi, non mi stava venendo il nome, e ho preso questo specchietto adorabile di Minnie a 3 euro. Sono tutti quegli accessori che voi trovate quando andate da Chiabi vicino alle casse, perché di solito lì appendono le spazzole, i beauty, calze, cerchiettini, tutte cose in realtà dedicate ai bambini, ma che alla Ela tirano sempre, per cui ho preso questo specchietto che ha anche la sua spazzolina. La spazzola non la utilizzerò mai, però mi piaceva lo specchio fatto a cuoricino con Minnie. Sono stata anche da Zara, mi manca un capo solo, ossia la stessa maglietta che adesso vi faccio vedere in due colori, mi manca la nera perché l'ho già messa, te pareva che la Ela mettesse subito la nera e non i colori,
e ho fatto scorta di queste magliette. Sono magliette abbastanza basiche, un po' particolari perché hanno la manica con un po' di rouge che adesso vi farò vedere. E quindi, insomma, quando sono stata da Zara le ho viste appena entrato, ho detto ma sì, un po' di colore, un po' di colore. E sono queste, le ho prese tutte in taglia S, vengono 7,95 euro, sono delle magliettine insomma carinissime per completare un outfit molto tranquillo, molto da tutti i giorni. Sapete che sono cose che io compro per andare a lavorare, le posso sì sicuramente utilizzare anche per uscire, però insomma magari per uscire mi metto una camicettina, mi metto una magliettina un po' più sofisticata, ecco. Hanno smesso di trapanare, sembra, per cui vi rifaccio vedere la maglietta, che è questa, vedete che ha tutta la rugettina qua sul giro manica, carinissima, rosa. Poi l'ho presa anche gialla, un bel giallo canarino, e nera, quella nera però come vi ho appena detto l'ho già messa ed è a lavare. L'ultimo negozio dove sono stata è Calliope. Sono entrata mirata perché in vetrina avevano questo body che mi ha fulminata appena l'ho visto. Non so se lo sapete, hanno una piccola linea dedicata a Barbie, jeans, maglie, forse leggings, non ricordo, in più hanno questo body. Il body mi ha fatto letteralmente impazzire, sono andata via di testa. Un body bianco, semplicissimo, però mi piace tanto che lo scollo sia dritto, perché non avendo seno io non amo, purtroppo non li posso portare, corpetti, top, insomma tagliati a cuore o insomma abbastanza scollati, per cui quando trovo i body tagliati dritti li acquisto subito. Tra l'altro è super stretch, sembra in tessuto tipo costume, è semplicissimo, come potete vedere, bianco con la scritta Barbie in fucsia, e sotto non si apre, questo ve lo voglio dire, non ci sono bottoncini, lo adoro. Questo l'ho preso in taglia M perché essendo alta la S mi tirava troppo, veniva giù, e lo trovate a 12,99. Quanto bello, eh? E anche per questa haul è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia semplicemente tenuto compagnia, aspetto i vostri commenti e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao a tutti!